La mia bambina di 7 anni ha subito una violenza sessuale da parte di un uomo fra i 20 e 30 anni. La bambina è riuscita a raccontarmelo soltanto dopo un mese dei fatti accaduti. E da lì a me è come se io avessi perso 10 anni di vita. Lei non voleva che se lo dicesse nemmeno a suo papà, perché sentiva ovviamente che era anche colpa sua, perché non era riuscita a reagire. La parte più devastante è stata vedere la poca reazione, no? Non mettete i riflettori contro la scuola. A scuola lo hanno visto 2 volte almeno. E la situazione attuale è che tutti un po' si sono dimenticati, anche quelli che all'inizio dicevano che schifo. Questa persona non deve assolutamente mettere piede lì dentro, non dovrebbe neanche sfiorare con lo sguardo un altro bambino, invece ciò continua ad accadere. Allora, l'inchiesta del nostro Alessandro Politi, questi genitori dicono, dopo 8 mesi dalla denuncia, abbiamo risentito la mamma di questa bambina che afferma: mia figlia continua a chiedermi quando lui sarà lontano da lì, perché continuano a vederlo girare. E soprattutto la denuncia è che ci sarebbero altri bambini all'interno di questa scuola e di questo centro che sarebbero stati molestati. Noi abbiamo la telefonata di questa mamma, però ce ne sarebbero altri, e i genitori vivono nella paura e nell'angoscia. Sentite un attimo, mandiamolo in onda, grazie. Sono passati già 8 mesi dal momento della denuncia. Mia figlia continua a chiedere sempre più spesso quando sarà in carcere. Conta i mesi, perché lei aveva calcolato 1 anno massimo dalla denuncia. Allora conta i mesi dicendo: dai che manca meno, lui già sarà in carcere. Gli ho detto di andare adesso a vedere l'albero di Natale in questa settimana corta, e mi ha detto di no, perché ha paura di incontrare lui, perché lei sa che lui lavora da lunedì a venerdì. E sabato e domenica non usciamo più in bicicletta né fare le passeggiate in paesi come prima, perché sappiamo che lui abita qui dietro e c'è la paura anche di incontrarlo. E abbiamo cambiato sì le nostre abitudini, abbiamo paura, lei non sta facendo sport, c'ho anche io paura di lasciarla adesso da qualsiasi parte. E niente, si vive molto male, si vive angosciati, e oltre il danno, la beffa, sembra che dobbiamo ancora aspettare chissà quanto. Aspettare chissà quanto. Solange Marchignoli, buongiorno. Allora, io ho parlato giusto qualche giorno fa con la mamma della bambina, sì, perché ovviamente mi ha chiesto lumi sui tempi della giustizia. Io le ho rappresentato che, ahimè, sono molto lunghi, quindi sì, partiamo dal presupposto che sì, nessuna misura cautelare è stata applicata all'indagato all'inizio, quando al momento della denuncia. Io sono intervenuta in difesa della bambina mesi dopo, ma purtroppo il fattore tempo gioca sempre contro di noi, perché la misura cautelare, per esempio, degli arresti domiciliari applicata dopo 6-7 mesi viene difficile da immaginare. Si può immaginare la misura del divieto di avvicinamento da luoghi frequentati da bambini o nella scuola in particolare, ma l'eterno punto di domanda, ne abbiamo discusso con la mamma ma anche con il vostro giornalista Alessandro, è l'omertà delle persone, perché è vero è che raccontano e dicono e dichiarano che l'hanno visto a scuola, l'hanno visto intorno alla scuola, nell'edificio o in luoghi frequentati dai bambini, ma è vero è che poi quando sono chiamati a rappresentare questa cosa davanti alle forze dell'ordine fanno un passo indietro. Quindi io non so a che punto sono le indagini, perché il pubblico ministero ovviamente ha completo riservo sul punto. So che è stata depositata la richiesta della misura del divieto di avvicinamento dall'ufficio sì, scolastico, ma nulla sappiamo ancora. Quindi le persone che hanno visto e che hanno dichiarato di aver visto mm-hmm, questo ragazzo all'interno, non so se hanno dichiarato e confermato la stessa cosa davanti agli ufficiali di PG, questo non lo so. A quanto mi racconta la mamma, basta anche la denuncia
di un genitore, addirittura dovrebbe un racconto di questo genere, questo lo dico, dovrebbe partire d'ufficio. Dovrebbe, la denuncia dovrebbe partire di ufficio, però, perché se i genitori hanno coraggio, hanno paura di qualsiasi cosa, le denunce comunque, certo, dovrebbero partire di ufficio subito a tutela della bambina, subito nell'immediatezza della denuncia. Invece quando loro mi hanno nominato erano già passati più o meno 6 mesi e in questi sommi 6 mesi non è avvenuto nulla. Nulla, quindi mi viene difficile immaginare che dopo 6 mesi il pubblico ministero decida di metterlo ai domiciliari, capito? Allora, il padre della bambina abusata aveva telefonato al padre del ragazzo, perché si parla di un ragazzo, aveva telefonato al padre del ragazzo chiedendo che si allontanasse subito dalla scuola. Sentite che cosa ha detto il padre di questo ragazzo, ovvero il presunto molestatore, verso una bambina di 7 anni. 7 anni. E da quello che ci risulta, adesso ce lo dirà Alessandro che sta seguendo l'inchiesta ormai da mesi, quest'uomo, questo ragazzo continua a girare intorno dove ci sono i bambini. I bambini vanno protetti, i bambini vanno tutelati, sempre, sempre. Perché se è vero che è tutto confermato che ha molestato quella bambina e ce ne sono altri di bambini molestati, probabilmente questo ragazzo continuerà a farlo, continuerà a fare del male ad altri bambini. E chi lo ferma? Sentite. Il giorno dopo che mia moglie mi aveva riferito quello che le era stato raccontato dalla bambina, ho chiamato il padre del ragazzo a colloquio. Volevo capire meglio, volevo spiegazioni. Ovviamente ero sconvolto. Il padre del ragazzo a sua volta diceva di essere sconvolto, di non capire come potesse essere successa una cosa simile, e comunque mi ha detto che avrebbe trovato il modo di parlarne con il ragazzo, di affrontare la questione, che non sapeva neanche come avviare il discorso. Fatto sta che la sera dopo ci siamo risentiti, l'ho chiamato io, il padre mi ha detto che il ragazzo aveva ammesso quello che era successo, quindi non aveva assolutamente negato. Mi ha anche fatto una richiesta stranissima, nel senso che nel momento in cui gli ho chiesto che dal giorno successivo il ragazzo ovviamente non avrebbe più dovuto presentarsi a scuola, lui invece ha tentato in tutti i modi di convincermi di avere pazienza, che comunque ci avrebbe pensato lui. Fatto sta che insomma non ho ovviamente acconsentito a questa cosa, e quindi a tutti gli effetti dal giorno successivo e quel ragazzo non l'abbiamo più visto a scuola, perlomeno non io. Hai capito, Alessandro? L'ho capito e stavo ragionando. Cioè, anche il padre dice che il figlio ha un problema. Beh, voglio dire, è una persona evidentemente sana, con delle responsabilità di mancato controllo e mancata sorveglianza, ma evidentemente si rende conto. Io quello che stavo discutendo con l'amica del Moise è che ci sono degli adulti, neanche tanto adulti, sto ragazzo è giovane, questo pedofilo presunto, che fanno delle cose orrende, intollerabili. Ma ci sono anche tanti altri adulti che si girano dall'altra parte, che non prendono le misure necessarie, che non intervengono a proteggere preventivamente, successivamente. Qui addirittura è un successivamente. Ed è, quindi sono in qualche maniera corresponsabili. Cioè non è solo il pedofilo accusato di molestie o di abuso, ma anche tutti gli altri adulti che non si mettono intorno al bambino o alla bambina o ai bambini a proteggerli una volta per tutti. Alessandro, Alessandro Politi, tu stai seguendo l'inchiesta ormai da mesi. Io avevo promesso all'avvocato, ma anche alla mamma che la Marchignoli rappresenta, che noi saremmo ritornati su questi fatti. Manteniamo, lo sapete, l'identità segreta e celata e nascosta per difendere e tutelare l'infanzia, ma non significa che noi non continuiamo ad occuparci di questo fatto. Vorrei sapere da te, Alessandro, se questo ragazzo ha continuato, l'hanno rivisto, ha continuato a girare l'intorno. Non dimentichiamoci che, se fosse tutto confermato, stiamo parlando di un pedofilo. Sì, Onora, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto va sottolineato il fatto che questo ragazzo avrebbe
ammesso le sue responsabilità sia al padre che anche alla preside. Quindi insomma c'è una doppia conferma del fatto che il racconto della bambina sia effettivamente avvenuto e non sia frutto della sua fantasia, e forse anche la preoccupazione anche della psicologa, della bambina e della mamma, e che non abbia raccontato tutto, ma ci sia dell'altro. Si parla di violenze sessuali vere e proprie, non di molestie, di semplici molestie, che sono comunque gravissime, inaccettabili, ma è più grave ancora di quello che è successo, insomma. Però ho capito che cosa... insomma, che cosa intendi? È molto grave, è molto grave quello che avrebbe fatto, e la denuncia è ben precisa, ho compreso. Dunque lascia molto perplessi il fatto che sia ancora a piede libero assolutamente, a quanto risulterebbe nel weekend l'uomo, perché comunque ha quasi 30 anni, tornerebbe sempre nel comune di residenza, che è un comune molto piccolo. Prima parlavi anche del fatto che ovviamente la famiglia ha paura, sono molto spaventate, la bambina ha cambiato le sue abitudini di vita, e anche la sorellina maggiore, sono molto impaurite, non sta più facendo sport, la mamma non si sente protetta, e così la bambina non si sente protetta, e questo ovviamente va a creare tutta una serie di fratture anche in ambito evolutivo della bambina, che in questi anni dovrebbe sentirsi sicura, specialmente a scuola. Proprio ieri la mamma ha scritto un'email ai professori, alla scuola, chiedendo che la bambina venga aiutata, che si affronti il discorso, forse anche per permettere che questi presunti altri bambini toccati o abusati possano avere l'occasione di raccontare quello che è successo, perché la bambina ha avuto la forza di farlo dopo, ricordiamoci, un mese, senza dare nessun tipo di traccia di malessere o di malumore nei giorni antecedenti al racconto, solo perché la sorellina maggiore aveva affrontato in classe temi di ambito, insomma, di educazione sessuale, e quindi ne aveva parlato, aveva trovato la forza di raccontarlo. Che racconta, lo stesso ragazzo che dice io probabilmente ammette che sono malato, continua a girare, non dimentichiamoci che stiamo parlando di pedofilia. Ma che cosa bisogna fare di più per mettere in sicurezza i bambini? Dottoressa? No, non si può permettere che una persona del genere possa avere mai più contatti con bambini. E questa è una cosa incredibile. Continua a girare, perché chiaramente se ha un pedofilo, continua a reiterare. Lui li va a cercare, ovviamente continuerà a cercarli. Che cosa ci aspettiamo? Che faccia il bravo? Ha un problema, è una persona che ha un problema, quindi continuerà a cercare bambini dovunque vada. E la cosa incredibile è che debba essere questa famiglia e questi bambini a cambiare le loro abitudini. E non è giusto. E non è assolutamente giusto. Avvocato, è stata sentita la bambina? È un altro abuso. Mi dica questo. Di sì. È stata sentita la bambina? La sento male? Sì, certo. Mi alzate l'audio? Sì, sì, è stata sentita. È stata sentita. Però sai qual è il problema, Eleonora? È come quell'altro processo molto delicato che abbiamo seguito insieme. Sì. Noi arriveremo anche al giudizio tra qualche mese, arriveremo anche certamente a una sentenza di condanna, ma conosci bene i gradi di giudizio, che sono il primo grado, l'appello, la Cassazione, e se nessuna misura cautelare è stata applicata sin da subito, il ragazzo è comunque libero di vivere la sua vita. Anche la applicazione, come nell'altro caso, di una misura con la formula molto ampia del divieto di avvicinamento da luoghi frequentati da bambini, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Cioè, non è monitorabile. Avvocato, perché si deve aspettare? Perché in questo caso, dove c'è anche addirittura una confessione da parte della famiglia, da parte del ragazzo stesso, non vengono applicate le misure cautelari? Dice bene la Scala, la dottoressa Scala, dice... Ma che pensiamo, che lui faccia il bravo? Se è una persona malata, è chiaro che non è in grado di autogestirsi. Cioè, è così evidente. La collega... Che cosa dobbiamo aspettare? Perché non vengono prese misure cautelari, ad esempio, su un soggetto di questo genere? Stiamo parlando di violenza sessuale su una bambina di 7 anni. Allora, perché vengono sottovalutate questi? La collega ha perfettamente questa ragione. Questa è la verità, vengono sottovalutati. La collega ha perfettamente ragione nella misura in cui dice più passa il tempo e più diventa difficile l'applicazione a misura cautelare. Però rammento a me stesso, questo anche per dare fiducia nelle istituzioni e anche a noi tutti, che oggettivamente anche nella discrezionalità del giudice le esigenze cautelari vanno garantite in un certo modo.
Questo è un caso plastico, nel momento in cui è stata sentita la bambina, anzi immagino che forse la procura si dovrebbe anche determinare in un incidente probatorio, sì, per determinare le condizioni che questo fatto divenga proprio una prova cristallizzata. Avvocato, e a quel punto, chiedo scusa, sì, Alessandro, perdona. No, volevo chiedere una domanda tecnica. È proprio questo, stavo forse già dando un'indicazione. Ed è evidente che anche in questa fase la procura potrebbe tranquillamente fare una richiesta cautelare nei confronti di questa persona. E non lo fa. E dovremmo chiederci perché non viene fatta. Allora, non sappiamo che procura è. Vorremmo chiedere perché non viene fatta. Non sappiamo che procura è, ed è giusto così, quindi non stiamo attaccando nessuno in particolare. Però l'Italia è piena di gente in galera in attesa di giudizio. Perché un pedofilo no? Sono d'accordo. Alessandro, questo volevo dire. Le dico la verità, senza conoscere gli atti, io convergo con la sua linea. È evidente che per molto meno si applicano misure cautelari, non capisco perché, però ripeto, non conosco gli atti, ma mi fido di quello che pregevolmente ha rappresentato la collega poc'anzi. Mi meraviglio che in una situazione del genere, con questi elementi, non si applichi una misura cautelare. Don Gaetano, tanto ci ritorniamo su questa storia. Il punto è proprio questo, lo hai ribadito, a rischio di essere anche noiosi, però per far capire a casa non si vuole condannare nessuno prima del tempo, tolto pure questo caso. Il problema vero è che quando una persona è sospettata e in questo caso anche accertata sia da un incidente, da una incidente testimonianza probatorio della bambina, che da una ammissione della persona stessa, queste persone hanno il serio problema di reiterare quello che loro fa, perché è un problema di personalità. Quindi, a prescindere da questo fatto, noi ci accaniamo a dire anche che qualcosa probabilmente andrà cambiato pure da un punto di vista di procedure giudiziarie dinanzi a cose di questo tipo, perché si possa essere tempestivi e si metta al sicuro la vita di quei bambini che a 7 anni non possono vivere pensando che nel mondo non mi posso fidare di nessuno. Certo. Grazie avvocato Marchignoli, guardi, è una promessa alla mamma che lei segue. Noi continuiamo a occuparci di questa storia. Lei sa quanto io ci tengo a queste tematiche. E un appello a chi sta seguendo questo caso. Fate attenzione a quello che abbiamo raccontato, cioè la confessione addirittura del pedofilo stesso. Non si deve avvicinare i bambini, la misura cautelare servirebbe a tutelare l'infanzia, a tutelare altri bambini e soprattutto ad aiutare e a tutelare anche la persona malata che in quel momento non si avvicina ad un'altra vittima.